Mira. Son. Minestrone.안녕하세요. 오늘은 현대가 미래에게 5편 이탈리안 셰프계 거장 잔니노 마시밀리아노 셰프님입니다. 안녕하세요. 나는 잔니노 마시밀리아노 셰프입니다. 이곳은 어떤 곳인가요? Questo è il, come vedete, il mercato di Italy, dove ci sono tutti i prodotti, dove i clienti possono venire e comprare i cibi italiani. 네, 어떤 식재료부터 소개를 해주실 건가요? Allora, questi sono tutti oli italiani, 100% italiani. Noi andremo a prendere il nostro olio, olio Roy, i nostri pomodori, tutti italiani. Noi prenderemo questo qua, si chiama Gusta Rossa, ed è un olio, un pomodoro, 100% pomodori italiani, provenienti dalla Campania, da Napoli. 이제 주 메뉴 쪽인 것 같은데 한번 설명해 주세요. Questo invece sono tutti i tipi di pasta che abbiamo in Italy. Adesso noi prenderemo questo qua, che il nostro brand è uno dei migliori. Questa è la feltra. Questa è 100% pasta di Gragnano con lunga cottura. 네, 이탈리라는 그로서리에서 많은 식재료들을 소개해 주셨는데 이제 우리 미래를 만나러 한번 가볼까요? 네, 안녕하세요. 네, 가보시죠. 네, 제가 아까 이탈리아에서 추천해 주신 재료들을 가지고 왔는데 이게 맞을까요, 셰프님? Yes, justo. 그러면 저희가 지금 뭐가 하나 빠져 있는 것 같은데요? 아, 미래 있어? 오늘의 미래신가요? 네, 저는 제주 고등학교 조리과에 다니는 김태우라고 합니다. 우리 셰프님이 옆에 계신데 실제로 보니까 어떤가요? 잘생겼어요. 아니, 이런 건 또 통역 없이 잘 들으시네요. 어떤 요리를 하실지 궁금합니다. Allora, oggi cuciniamo gli gnocchi originali campani che sono fatti di patate e farina. 저희도 뉴키를 한번 만들어 본 적이 있긴 있거든요. 좀 나폴리식은 어떻게 좀 다를지. La differenza nostra è che gli gnocchi sono molto piccoli e poi sono fatti solo con patate e farina. Poi vengono conditi con la salsa, l'olio, il basilico e la mozzarella. Ok, allora cominciamo a prendere le patate, le mettiamo nell'acqua, accendiamo il fuoco e lo copriamo. 근데 감자는 왜 껍질을 안 벗기고 삶는 거예요? Allora, non sbucciamo le patate perché se sbucciamo le patate dopo la pelle incomincia a assorbire l'acqua e diventa molto morbida. E vanno sbucciate una alla volta. Dato che è molto bollente, quindi lui deve fare piano. Io perché sono abituato lo faccio sempre, però lui che è un ragazzo, quindi deve fare attenzione. Ma in tutto così morte? No. Cominciamo a schiacciare. Uno la faccio io e uno la fa lui. Ok. Questo non è cotto. Mira. Minestrone. Dopodiché uniamo la farina con patate. Il carone è ciocche nennen goyo. Allora, poca farina perché è molto più digeribile ed è molto più morbido, come il tteokbokki coreano. Allora, adesso tagliamo questo impasto in due parti e formiamo dei piccoli serpenti. Dopodiché li tagliamo in tante palline e diamo la forma dello gnocco. Il gnocco ha questa forma. Questa è la forma dello gnocco. Questo buco che c'è dentro, vedi? Il napoletano si chiama andacca, però comunque questo buco che dentro qua si chiama la voce di gnocco. Chef님, 지금 이거 잘하고 있는 거 같나요? Not bad to be from the middle to side, so it's gonna be flat. But you don't press. If you press, you do like dice. No, you don't make a round, but you make dice. And you cut it. È troppo piccolo, uno grande, uno piccolo, sono tutti diversi. Prova a fare lo gnocco con la forchetta. Le 처음 하는 사람들도 이렇게 잘 하나요, 원래? E dopo, come here. 저도 베이커리에서 빵을 많이 먹어봐가지고. No. No, really good. Sorry. It's better. Allora, adesso tagliamo le cipolle. Mire, cut. No. No. First, this is one. Cut it. This one. So after we wait the oil,
And we put onion inside and basil. 바지를 지금 넣는 이유가 있나요? Perché questo è il punto più importante, il basilico. Perché il basilico scarica l'odore dentro alle cipolle. Il basilico si mette dentro, no dopo, la salsa. La salsa? Sì, sogum. Sogum? Yes. Adesso mettiamo a fuoco minimo qua. In napoletano si dice pappiare, penso che la salsa incomincia a bollire, no? Pac, pac, pac. Quindi in napoletano diciamo pappiare. Saturì. Pappiare. Yeah. L'acqua sta bollendo, quindi mettiamo gli gnocchi. Se mi dai un cucchiaio, qualcosa per girare, no? Lo gnocco, lui ti chiama perché incomincia a salire. Quindi quando incomincia a salire, vuol dire che è pronto. No, you can do it. Tac, tac. Like a chef, no? Dopodiché ci va un po' di mozzarella a cascata, si dice, un po' di basilico e alla fine un po' di formaggio, una pioggia di formaggio, si dice. Questo è lo gnocco alla sorrentina, si dice. Oggi mentoring il 진행을 했는데 어떠셨나요? 오늘 그 셰프님 만나서 같이 요리하니까 너무 영광이었고 이탈리아 요리에 좀더 관심을 가지게 된것 같아요. È stato molto divertente. Poi ho conosciuto lui, un bravo ragazzo. 한국에서 이제 일을 하시게 된 계기나 이유가 있나요? Diciamo che mi sono sposato con mia moglie coreana, quindi sono venuto giusto come un viaggio. Mi è piaciuta la gente. Ho visto che i ristoranti italiani erano, diciamo, americani, quindi ho voluto man mano cucinare e far conoscere un po' cucina italiana. 앞으로의 목표나 모토 같은 게 있을 것 같아요. 대학교에 가서 요리를 좀 더 배우고 경험을 가지고 사람들한테 요리를 이제 만들어주는 게 제 목표예요. Diciamo che i miei obiettivi erano di aprire ristoranti in Corea. Erano aperti 3, quindi già è una cosa, un orgoglio per me. L'ultimo obiettivo forse è di aprire una scuola per gli studenti coreani che amano la cucina italiana. 우리 미래처럼 조리 학교에 다니는 학생들이 굉장히 많은데 그런 학생들한테 해주고 싶은 조언이나 뭐 그런 말들이 있을까요? Cioè, diciamo che come esperienza che ho avuto deve essere molto paziente. Poi non deve, come in inglese dice, give up. Nel senso che un minimo errore o qualcosa lui non vuole più lavorare. Anzi, le esperienze fanno ingrandire le persone. E poi come terzo, come si dice a Napoli, devi rubare il mestiere con gli occhi. 지금까지 현대가 미래에게 이탈리안 셰프편 재밌게 보셨다면 현대가 미래에게 많이 사랑해 주세요. Questi due sono panettoni, praticamente sono un simbolo di Natale per gli italiani. Quindi questo si dà a Natale come un regalo alle persone che incontro. Quindi uno te lo do a te e uno te lo do a te. Oh, grazie, grazie. 셰프님.